Ciao bimbi e bentornati ad un nuovo video di Gioca con me, Gioca per bambini. Oggi voglio mostrarvi qualcosa di davvero davvero bellissimo. Come potete vedere qui davanti ho uno squalo e magari avete già visto gli altri video in cui diciamo c'era questo bellissimo lucertolone ma anche un gigantesco coccodrillo. Quindi sì, ancora una volta facciamo un esperimento in ordine di grandezza, oserei dire, perché anche questo squalo messo in acqua dopo circa una settimana diventerà 6 volte più grande di quanto lo è all'inizio. Per cui perché non provare questo bellissimo test che, come ho potuto vedere anche dai vostri commenti, vi è piaciuto davvero davvero tanto. Qui, come potete vedere, ci sono anche le istruzioni, ma noi siamo già esperti perché l'abbiamo già fatto. Per cui vi faccio vedere un po' nello specifico lo squaletto. Qui, come potete vedere, c'è un buchino dove penso man mano a mano passerà l'acqua per ingrandirlo ancora di più. Come potete vedere, questo squalo non ha i denti, in modo tale che magari i bambini non si facciano male. È sia nero che blu e devo dire che non ha un aspetto, diciamo, così terribile e terrificante come ogni squalo. Voi che cosa dite? Vi piace come è fatto? Scrivetemelo nei commenti. Poi andiamo a metterlo subito, ovviamente, nella nostra bacinella d'acqua e ovviamente poi diventerà anche un po' più flessibile perché adesso è davvero davvero rigido, insomma, come lo era il nostro mega coccodrillo all'inizio. Per cui lo andiamo ad immergere nell'acqua. E dobbiamo aspettare pazientemente una settimana e vediamo un po' i cambiamenti del nostro super squalo. Ovviamente speriamo tantissimo che questo esperimento vi sia piaciuto e seguite anche i prossimi video in cui testiamo questo super squalo. Se vi è piaciuto il video, lasciateci un mi piace, non dimenticatevi di guardare anche gli altri video, ma soprattutto abbonatevi al nostro canale per rimanere sempre sintonizzati con noi e ci vediamo sempre qui la prossima volta su Gioca con me, Gioca per bambini. Ciao!